La settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema tecnico. Avevo in mente di pubblicare questo video a cui tengo particolarmente, ma tra le tante cose da fare non sono riuscito a finirlo e non me la sono sentita di pubblicare un qualcosa di incompleto. E ora, a lavoro concluso, eccovi la ragione del ritardo. Ho provato qualcosa di speciale con una delle nostre colonie preferite e questo ha richiesto più tempo del previsto. Ve le ricordate? Sono le mie Crematogaster Scutellaris. L'ultima volta le abbiamo viste che erano alle prese con un nuovo setup, un'arena molto spaziosa e un nido fatto su misura per loro, e come potete vedere, si può dire che il trasloco sia ancora in atto visto che hanno occupato entrambi i nidi e non sembrano voler abbandonare quello vecchio. Ho anche pensato al fatto che, vista la quantità di operaie e l'enorme covata distribuita in entrambi i nidi, potrei tranquillamente lasciarli tutti e due in arena. La cosa non mi preoccupa visto che la colonia in questi ultimi due mesi è raddoppiata e sembra essere in perfetta salute, e tra poco ve ne accorgerete. Oggi voglio mostrarvi qualcosa che va al di là del loro essere estremamente prolifiche o territoriali. Oggi parleremo della loro estrema adattabilità in fatto di cibo. Prima che alcuni di voi inizino a dire che è orribile e inaccettabile, vi avviso in anticipo che le immagini che seguiranno non sono adatte a tutti. Guardatele, sono tantissime e sono a dir poco voraci. Per nutrirle uso 6-7 blatte o grilli alla settimana e a volte mi sembra che non siano sufficienti a saziare il loro incredibile appetito. Per questo ho deciso di dare qualcosa di decisamente inusuale. Fino ad ora questa colonia ha sempre dimostrato di saper gestire e consumare completamente qualunque pasto gli ho fornito. E così, la settimana scorsa, ho voluto provare con qualcosa che non avevano mai assaggiato prima. Questa colonia sarà all'altezza della prova? La maggior parte delle operaie in arena è alla costante ricerca di cibo. Tutto questo era previsto e la nostra colonia è davvero affamata. Bene, ed ora ecco il nuovo pasto sperimentale per le mie Crematogaster Scutellaris. Occhi di agnello. Nice. Non essendo una delle parti nobili dell'animale, non mi sono costati un occhio. Anzi, il macellaio me le ha regalati ed incuriosito mi ha chiesto cosa dovevo farci. È un tipo di alimento che non va sottovalutato in quanto ricco di sostanze nutritive e con la consistenza giusta per non creare problemi alla colonia quando questa si appresterà a sezionarlo. Per somministrarlo lo metto dentro un tappino di plastica al centro dell'arena. E come potete vedere, la risposta della colonia non si è fatta attendere. A decine accorrono ad annusare questa novità e ancora di più sono le operaie che corrono all'impazzata per l'arena avvisando alle altre formiche. Le formiche hanno immediatamente percepito l'odore dell'occhio, soprattutto i fluidi che ancora gocciolano da esso. La frenesia alimentare è ufficialmente iniziata. E ora diamo un'occhiata più da vicino e facciamo diventare educativo questo video. Mangiare è sempre stato un vero evento sociale per questa colonia e questo pasto non ha fatto eccezione. Crematogaster Scutellaris è tra i principali predatori degli ecosistemi di cui fa parte, oltre che essere importantissimi spazzini. La carne fresca attira centinaia di formiche sulla scena. Queste formiche mangiano quasi qualsiasi cosa, ma hanno una preferenza per tutte le cose succulente e carnose. Questo occhio di agnello sarà più che sufficiente per aiutare a far crescere la colonia, un vero booster proteico. Mi piace viziare le mie formiche. Quello che di primo acchito può sembrare panico, in realtà è una sorta di frenesia che si nota nelle grandi colonie, quando queste iniziano a reclutare altre operaie per la caccia o per il foraggiamento. Ogni operaia si adopera in modo diverso, chi cerca di tenere ferma la preda, chi ne esplora la superficie, chi ne tira le estremità, mentre altre sono intente a tagliare e sminuzzare. Insomma, una vera e propria catena di smontaggio. L'occhio è composto per la maggior parte da fluidi, e la cosa ha fatto in modo che le formiche abbiano potuto nutrirsene per 3 giorni. Il primo giorno, l'occhio era ancora pieno di liquidi e le formiche avevano appena iniziato a nutrirsene. Dopo aver filmato per qualche minuto, ho deciso di lasciarle in pace per qualche ora.
Durante la notte, le formiche sono riuscite a raggiungere i fluidi contenuti all'interno del bulbo oculare. In natura, il reclutamento è fondamentale. Ammassarsi in gran numero sulla preda e lavorare senza sosta è indispensabile per portare al nido quanto più cibo possibile, prima che altri predatori possano approfittarne. Come si può notare, l'occhio ha perso gran parte dei fluidi. Le formiche se ne sono nutrite abbondantemente. Ora è ben visibile l'astino delle formiche sull'occhio, che appare davvero svuotato, disidratato. La maggior parte dei suoi fluidi sono stati immagazzinati nello stomaco sociale delle operaie. Alcune riescono a staccare dei pezzi di tessuto che porteranno al nido per nutrire direttamente le larve. La colonia sta davvero crescendo velocemente. Un gran numero di operaie è costantemente fuori dal nido a foraggiare, a portare rifiuti in arena e per lustrare il territorio. Nei due nidi si può vedere quanta prole sia presente. A questo punto ho deciso che lascerò entrambi i nidi a loro disposizione. Ho aspettato fino ad ora che traslocassero da un piccolo formicaio a quello di maggiori dimensioni, ma ho visto che alla fine possono tornare utili entrambi. La quantità di prole è in continuo aumento e sicuramente questo ultimo esperimento contribuirà ad aumentarne il numero. Prima vi ho accennato della frenesia che coglie le colonie quando queste individuano una fonte di cibo. Sicuramente qualche volta vi sarà capitato di assistere a una cosa del genere, magari provocata proprio da voi che avete fornito loro qualcosa da mangiare. Dovete sapere che quella che può sembrare un caotico fuggi-fuggi in realtà è un complesso rituale di comunicazione, durante il quale ogni operaia accorre al richiamo del feromone emesso dalle sorelle che hanno individuato la preda. In breve, ogni operaia che si occupa del foraggiamento viene allertata e la maggior parte di loro si dirige in direzione della preda, mentre alcune si occupano di sorvegliare l'ingresso del nido e i percorsi della zona di caccia. In cattività, ovviamente, non hanno nulla da temere, ma loro non lo sanno. Questo modo di comportarsi è istintivo ed è frutto di milioni di anni di evoluzione da parte di questi insetti. In natura, la rapidità con cui una colonia è in grado di organizzarsi è di importanza decisiva. Sono tantissimi i rischi che corrono nel restare allo scoperto. Più sono rapide, minore è il rischio che un predatore possa approfittare del loro banchetto o trasformare loro stesse in un banchetto. La ricerca di alimenti proteici alternativi agli insetti da pasto mi permetterà di fornire alla colonia la quantità di cibo che necessita per uno sviluppo regolare. Vi ricordo però che certi esperimenti è bene farli con colonie grandi e mature e di non provare con colonie giovani o che hanno da poco finito la fase di fondazione. È di importanza critica fornire alle colonie alimenti consoni alla loro fase di sviluppo e alle dimensioni della colonia stessa. Siamo solo all'inizio della bella stagione e credo che prima che arrivi l'autunno dovrò preparare una nuova arena di dimensioni maggiori che ospiti l'intera colonia. Prima di concludere il video, volevo parlarvi di alcune piccole novità che riguardano la community. Presto ricominceremo a pubblicare nuove schede di allevamento sul sito enzitalia.com. Inoltre condivideremo nuovi file per la stampa in 3D di alcuni accessori ideati da noi e dagli utenti che ci seguono. Abbiamo anche aggiunto al sito una sezione di domande frequenti per aiutare tutti gli allevatori a trovare risposte semplici e rapide alle domande più comuni. L'Ens Hub è in opera e, dato che si tratta di un progetto ambizioso, abbiamo deciso di pubblicarne una prima bozza all'inizio di luglio. Anche se in principio si utilizzerà solo per scambi e cessioni, la nostra intenzione è di arricchirlo e farlo diventare un vero e proprio hub per tutti gli allevatori e gli appassionati. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook.
Grazie per la visione e al prossimo video.